Le assenze di Matheus, Serena, Mandorlini e Cucchi peraltro hanno costretto la squadra di Trapattoni a ricorrere ai tempi supplementari per sbarazzarsi di un Cosenza assai generoso, ma in formazione d'emergenza. Simone è stato costretto a rinunciare a tre titolari. Fra ombre e dubbi comunque una luce e una conferma. Klinsmann, un'ira di Dio, il tedesco sgomita con puntiglio, è sempre puntuale, cerca il dialogo, conclude anche da posizioni impossibili. Insomma, Diaz è davvero un lontanissimo ricordo. Gara giocata su ritmi notevoli, con l'Inter chiaramente decisa a rimporre i diritti di una superiore caratura tecnica e il Cosenza costretto a giocare di rimessa. Dalla regia possono partire le immagini girate da Ugo Rendace e montate da Pietro Cantafio. Quinto minuto, una indecisione di Castagnini libera Berti al tiro, Di Leo respinge a Valanga. Undicesima ancora campione d'Italia all'attacco, Berti per Rossini, gran tiro, Nocera respinge sulla linea, poi Klinsmann spara alto sulla traversa. Conclude poco il Cosenza e a due minuti dal riposo Di Leo si salva in due tempi su Klinsmann. Ripresa, siamo all'ottavo, cross angolato di Klinsmann, Napolitano devia con la mano, l'arbitro fa proseguire. Grossa occasione per il Cosenza al 17°, Muro lancia in corridoio Marulla, Zenga è bravo ad opporsi in angolo. 20° fucilata del nuovo entrato Bianchi, respinge Di Leo, poi Morello manda di poco al lato. Ecco lo stato dell'arte. 26° Bianchi per Morello, tiro da distanza ravvicinata che finisce sull'esterno del palo. 33° Klinsmann fa viaggiare Matteoli che di piatto mette in rete, Pezzella annulla per fuorigioco. Il primo gol dell'Inter arriva al 6° minuto del primo tempo supplementare. Angolo di Breme, Morelli in mischia, risolve di prepotenza. In 10 per l'espulsione di Nocera, il Cosenza si lancia in avanti, ma ad un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare, Klinsmann piazza la botta del 2-0. Inter che passa al terzo turno e da Cosenza è tutto.